Buongiorno e buona domenica. È stato, come ho annunciato, il mio desiderio iniziare questo anno con voi, in vostra compagnia, e vorrei con voi condividere qualcosa dalla scrittura, ma prima di tutto vorrei salutarvi e vorrei augurarvi davvero un anno più sereno di quello che abbiamo passato tutti. E quello che abbiamo lasciato è stato devastante per molti di noi e sicuramente lascerà un segno indelebile nei nostri ricordi, nelle nostre emozioni. Ognuno sa il viaggio che ha fatto durante questo anno che è trascorso, ma detto questo, dobbiamo guardare a quello che ci sta dinanzi, al viaggio che ci aspetta ancora in questo anno, diciamo così, nuovo, che poi non è altro che la continuazione di quello che già era in corso. Speriamo di essere noi ad avere un cuore nuovo, una mente rinnovata anche per poter affrontare questo viaggio. Io questa mattina vorrei leggere qualcosa, un brano nel Vangelo di Matteo. E voi sapete che il Vangelo di Matteo è caratteristico perché si rivolge ad una comunità formata da credenti, da cristiani provenienti dall'ambiente giudaico, quindi con una forte connotazione ancora legata, religiosa, legata all'ebraismo, al giudaesimo, che è molto forte, quindi che ancora risentono di una certa, di una certa influenza nel loro modo di pensare nei confronti dell'umanità, del mondo, della società che allora era. Allora, questa mattina leggiamo nel Vangelo di Matteo il capitolo 2 e il racconto della nascita. Ovviamente non parlerò del Natale, il proposito è quello di andare un po' oltre il racconto della Natività, ma dobbiamo partire da lì. E adesso vi leggerò questo brano e lo commenteremo insieme. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: "Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo." Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: "Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo." Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Questo è il racconto evangelico appunto nel Vangelo di Matteo. E qui c'è non solo la Natività, ma c'è anche un altro messaggio molto importante legato alla Natività, che è l'apparizione, la manifestazione di Dio al mondo, la cosiddetta Epifaneia, che non è la Befana come noi la intendiamo, no? La vecchia con la scopa, la calza con il carbone. Questo è un racconto, come dire, per i bimbi, no? Che è veramente falsa, falsa un po' l'idea. L'Epifaneia è la manifestazione e quindi l'incarnazione di Dio che viene nel mondo con un corpo umano e appare agli uomini, appare all'umanità, viene e si incarna. Quindi è qualcosa, è una scena che è un particolare è molto importante che Matteo inserisce, e in questa incarnazione c'è anche un impatto. L'incarnazione avrà un impatto su tutta l'umanità, avrà un significato, lascerà una traccia in tutta l'umanità. E Matteo, che è
ha davanti a sé questi suoi ascoltatori che provengono da questo ambiente religioso molto conservatore, introduce in questo racconto un particolare, c'è cioè un dettaglio molto importante che è il centro di tutta la storia, che non è nel bambino, negli angeli, nella stella, né altre cose, è qualcos'altro che introduce quasi, diciamo così, quasi di nascosto, ma non è neanche tanto di nascosto, no? Perché è evidente, c'è nel racconto, ma è un dettaglio che rompe, gli schemi, un dettaglio che manda in tilt l'ascoltatore giudeo o giudaico. È un dettaglio sul quale noi ci soffermeremo. Quindi abbiamo detto prima che l'Epifaneia è la manifestazione, Dio che si incarna, viene nell'umanità, entra in questa umanità facendosi bambino e lo fa proprio perché vuole vivere con noi, vuole identificarsi con noi. Infatti il suo nome è anche Emanuele, l'Iddio che è con noi. Per essere con noi sceglie, diciamo, il modo più normale, no? Per esserci, nasce come un bambino in questa umanità e lo fa in un modo molto semplice, umile, molto veramente modesto, diverso da come gli umani alle volte, i grandi della terra, amano entrare nella scena del mondo, no? I grandi si fanno precedere da grandi, appunto da grandi annunci, manifestazioni, ci sono degli eventi che vengono organizzati. In questo caso non ci fu nessun evento dal punto di vista umano, sociale, non ci fu nessuna organizzazione impeccabile intorno a questa nascita, ma Dio comunque organizzò, come dire, una scena, organizzò un pubblico e delle persone, li scelse proprio per essere rappresentative di tutta l'umanità. Infatti, quando Gesù entra in questa scena, le prime persone a cui si fa riconoscere o si fa conoscere sono proprio le persone più umili, proprio i pastori, no? In questa scena abbiamo visto che questi uomini si avvicinano, vedono questa stella che si poggia su questa casa e vanno a vedere incuriositi. E sono proprio i pastori, le persone più semplici, le persone più, come dire, come diremmo noi, terra terra, ma non perché siano di poco valore, ma per la loro estrazione, anche per il lavoro che si fa, ma non per questo con meno dignità. Ed è proprio a loro che Gesù, che Dio, si mostra. Ma oltre ai pastori c'è un'altra categoria, ci sono altre persone che seguono e che sono presenti a questo evento e sono dei personaggi molto discussi, anch'essi rappresentativi, personaggi che enigmatici da un punto di vista e sono i famosi magi, no? Da cui abbiamo molto da imparare. E vediamo un po' cosa ci dice il testo, i primi versi che abbiamo letto riguardo proprio questi magi. Dice che dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei giudei che è nato, poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Allora vorrei prima di tutto dire che magi non significa necessariamente che siano dei maghi, come molte volte noi pensiamo, ma questi magi che vengono illustrati in questa scena sono degli studiosi, sono delle autorità in campo scientifico, dei conoscitori anche della religione dei giudei, delle persone di alto rango che venivano da lontano, da Oriente, probabilmente nei territori al di fuori della Palestina, dove probabilmente c'erano degli insediamenti dei giudei che non erano rientrati dalla cattività e che erano rimasti al di fuori, la diaspora, così viene chiamata. Erano rimasti al di fuori dei territori e probabilmente questi studiosi da loro avevano appreso che c'erano state delle profezie nell'antichità che annunciavano la venuta di un re attraverso degli eventi anche astronomici, no? Quindi
osservavo nel cielo, scrutavo nel cielo in attesa di vedere qualcosa. E ad un certo punto questo accade perché dicevano con molta sicurezza quando arrivarono a Gerusalemme, perché erano guidati da questa stella, tutto ha un significato ovviamente, poi lo vedremo man mano. Arrivarono a Gerusalemme proprio nel luogo deputato, stabilito dove incontrare il bambino. Con molta certezza dissero, chiesero: dov'è il re dei giudei? Quindi non avevano nessun dubbio, avevano letto le profezie, avevano seguito le indicazioni. Non erano certo degli esperti in religione, non erano neanche, probabilmente neanche credenti nel senso del giudaesimo, cioè non avevano familiarità o non appartenevano alla religione giudaica, non erano ebrei, per cui erano completamente all'oscuro, ma si fecero guidare da questa stella e arrivarono al punto dove dovevano arrivare. Chiesero indicazioni di un re, del re dei giudei, perché dissero: noi abbiamo visto la sua stella. Queste sono persone che vedevano. Erano persone che avevano una vista che altri non avevano e che non hanno avuto e che forse ancora oggi non hanno. Queste persone che noi, questi soggetti, questi personaggi che noi reputiamo estranei, lontani, magi o maghi, comunque siano persone che sono al di fuori, no, di conoscenze religiose, questi dichiarano: noi abbiamo visto la sua stella in Oriente. Avevano una vista interiore, avevano una capacità di decifrare le cose, di intendere i tempi, di leggere fra le righe, no, questa intelligenza, leggere fra le righe. Erano capaci di distinguere le cose al punto che la visione che ebbero, la capacità di discernere li costrinse a partire. Dice qui: noi siamo venuti per adorarlo, siamo venuti. Questi fecero un lungo viaggio, no? Un lungo viaggio per arrivare alla scoperta, per cercare e scoprire quello che avevano intuito. Nel luogo da dove loro erano partiti. Siamo venuti per adorarlo, cioè quindi non solo avevano una vista, non solo avevano intrapreso il viaggio, ma sapevano che la persona che stavano cercando era degno della loro adorazione, era degno della loro attenzione, era degno per cui loro avrebbero dovuto aprire il cuore a questa persona. Quindi arrivarono lì, siamo venuti per adorarlo. E poi continua il racconto dicendo: quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia ed entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Quindi ancora una volta c'è questo verbo vedere: videro la stella, videro la stella. Questi vedono quello che noi ancora forse non vediamo. E videro la stella, e il vedere la stella e il vedere anche il luogo, il vedere la scena che si parò davanti ai loro occhi, produsse dentro di loro una grandissima gioia. Si rallegrarono di grandissima gioia. Cari, io credo che noi dovremmo, se abbiamo questa stessa visione, se abbiamo davanti a noi la certezza di aver incontrato il nostro Signore, il nostro Salvatore, l'Iddio che si è fatto carne per noi, il nostro cuore si rallegrerà di una grandissima gioia. Questi uomini erano completamente lontani, erano scienziati, ricercatori, persone di scienza, e questo ci fa vedere che la scienza, la ricerca, lo studio, la formazione non sono un ostacolo alla ricerca e alla comprensione delle cose di Dio. Anzi, proprio i ricercatori sono quelle persone che non escludono nulla e considerano tutti gli elementi della loro ricerca importanti al fine di arrivare ad una conoscenza maggiore di quella che
già si ha. Quindi questi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia e poi ancora questo verbo vedere, videro il bambino. Furono in grado e furono fra i primi a vedere, fra i primi dignitari di tutta la terra, furono proprio loro a vedere il bambino. Non ci furono le autorità di Gerusalemme, il re, i sacerdoti, gli scribi, i farisei, le classi dirigenti, i politici, non furono loro a vedere i bambini, ma furono questi uomini che venivano da lontano, fecero un lungo viaggio, ma poi videro, arrivarono al loro obiettivo, si prostrarono e adorarono. E non solo questo, ci viene detto che aprirono i tesori, vedete, l'adorazione, il riconoscere la divinità ci porta poi a dare il meglio di noi, no? Ad aprire i nostri tesori, gli offrirono dei doni. Questa è un'azione estremamente importante. Anche i doni in sé hanno un significato importante, no? Quello che offrirono è simbolico anche quello. Quindi questi uomini, diciamo così, pagani, questi uomini non credenti, diremmo oggi non cristiani, o addirittura alcuni li considerano infedeli, no? Ed è un aggettivo molto dispregiativo. Noi possiamo considerarli come vogliamo, ma comunque sia, furono loro ad arrivare a conoscere la verità, ad conoscere il re, a conoscere Dio in carne. E quando ripartirono, decisero di non ripassare da Erode perché Erode aveva altre intenzioni e tornarono, dice qui, al loro paese per un'altra via. È come dire che furono trasformati in questo incontro e quando tornarono la loro strada fu una strada nuova. Anche noi quest'anno io auguro a tutti voi di poter trovare una strada nuova. Magari siamo entrati o abbiamo concluso un percorso nell'anno che è ormai andato, ma il mio augurio è che possiamo intraprendere un'altra via, come questi uomini, che possiamo incontrare il Cristo in carne, la sua persona e poter tornare o ritornare al nostro lavoro, alle nostre attività, alla nostra vita per un'altra via, trasformati dentro e fuori. Dicevo dei loro regali, anche i loro regali furono profetici, no? Simboleggiavano qualcosa. Loro significò la regalità del bambino, no? Perché era il re. L'incenso è un profumo preziosissimo che viene bruciato durante le feste, durante le manifestazioni, i momenti anche di devozione, no? A volte si usa proprio per incensare, no? È un profumo che si utilizza in questi eventi. E poi ci fu anche la mirra, che è un medicinale conservato e si usa normalmente per imbalsamare. E tutto questo ha un significato perché anticipavano in qualche modo la sofferenza, la futura sofferenza che avrebbe portato la salvezza in tutto il mondo. Quindi i loro regali non furono quello che Matteo inserisce in questo racconto, vuole significare qualcosa, vuole significare che questo bimbo che è nato, che si manifesta al mondo, è un bimbo che accoglie tutti, è un bimbo che Dio, come dire, apre le braccia a tutto il mondo e i primi a cui apre le braccia sono proprio gli ultimi o quelli che vengono considerati gli ultimi, le categorie escluse per colore della pelle, per differenza di religione, per differenza di, come dire, di collocazione geografica, per mestieri, noi li reputiamo essere gli ultimi. Quindi questi uomini ricercavano la verità, questi uomini erano attratti dal nuovo che Dio stava portando nel mondo. Non importava la fatica, perché la ricerca è fatica. Ma la loro fatica è stata ben ricompensata. Affrontano il rischio anche di un viaggio, il sacrificio di un lungo viaggio, ma il rischio anche di una persecuzione, perché Erode li avrebbe potuti fare inseguire, perché li aveva traditi in qualche modo, lo avevano tradito in qualche modo. Però
Però alla fine di tutto questo sacrificio, se volete, di questa ricerca, di questo essere attenti alle novità che Dio può portare, li fa giungere ad una condizione. Essi credono, tornano alla loro vita con la certezza di Dio nel loro cuore. Questo è il risultato. Uno scrittore dice, parlando di questa scena dei Magi, dice così: è raggiunto l'irraggiungibile, cantarono alleluia. È come un grido, no, che questi uomini ebbero nel loro cuore dopo aver raggiunto l'irraggiungibile. Noi ringraziamo Dio che oggi l'irraggiungibile è stato raggiunto, che l'irraggiungibile è raggiungibile, come questi uomini. Cosa bisogna fare? Bisogna mettersi alla ricerca della verità. E la verità è una persona, la verità sono anche principi, sono anche riflessioni sulla persona che stiamo cercando, ma il modo, il mezzo per poter trovare la verità è cercare. Cercate e trovate. Chi cerca trova, no? Così si dice, così è scritto. E questi uomini cercavano il nuovo, la rivelazione che Dio stava per portare nel mondo. Vedete, la ricerca della verità è una ricerca che ha sempre un atteggiamento di speranza, qualcosa che ci tiene sempre col cuore sospeso. Chissà se lo troverò. Adesso cerchiamo, cerchiamo altrove, scaviamo a destra, scaviamo a sinistra. C'è come una fame e una sete di trovare qualcosa di nuovo. E poiché Dio è all'opera, incontreremo sicuramente il nuovo che Lui vuole fare nella nostra vita. La ricerca è fatica, la ricerca è rischio, non c'è il rischio vale, cioè il frutto della ricerca vale la pena di tutto quello che possiamo passare. Quindi raggiunsero l'irraggiungibile e, come dice questo scrittore, esclamarono e cantarono alleluia. Che possiamo entrare in questo nuovo anno cantando insieme, esclamando insieme alleluia, gloria a Dio per avere conosciuto colui che è venuto nel mondo come un bimbo, ma che è diventato il Salvatore del mondo. Quindi l'apparizione dei Magi, tornando a questo racconto, sottolinea un fatto importante, ed è quello che Matteo vuole fare nel raccontare questo episodio. Sottolinea il fatto che l'Epifaneia, la manifestazione, l'apparizione di Dio al mondo, celebra qualcosa di unico, la chiamata dei pagani alla fede, qualcosa di impossibile per un giudeo puro sangue, qualcosa di impensabile. Che i pagani, coloro che non avevano radici nell'ebraismo, coloro che non appartenevano alla fede giudaica, potessero entrare nella rivelazione e conoscere Dio. Gesù è venuto per tutti. Questo è il messaggio di Matteo. E lo fa tante volte nel suo Vangelo, lo sottolinea in molte maniere, questa è una di quelle. Sottolinea il fatto che Dio chiama i pagani alla fede, li fa venire da lontano. Anche se tu sei lontano, lontano, tu dici: ma io mi sono allontanato troppo. Anche se sei un credente che ti sei allontanato, ti sei smarrito nel viaggio, riprendilo quel viaggio. Non c'è più la stella, c'è il Vangelo. Anzi, c'è ancora qualcosa di, c'è ancora di meglio, c'è Gesù. Riprendi il viaggio, cerca, sarà una fatica forse all'inizio, però è questo quello che Matteo ci sta dicendo stamattina. Il posto della stella è stato preso dal Vangelo e il Vangelo e Cristo ci invitano ancora alla conversione. È venuto per tutti, vicini e lontani, credenti e non credenti, buoni e cattivi. Gesù non fa distinzione. Le sue braccia aperte sulla croce stanno a indicare l'onnicomprensione, no?
o comunque la capacità di abbracciare tutti, tutti i popoli. Tutti possono accoglierlo adesso come il loro Salvatore. Il suo amore è universale, quindi non trova ostacoli. Quindi questa scena della Natività con i magi d'Oriente, questi uomini che vengono da lontano, ci dà speranza. Io vorrei iniziare questo anno, fratelli miei, amici, vorrei iniziarlo con questa bella parola, speranza per tutti. La nostra speranza non è riposta nelle nostre stesse capacità, sebbene c'è bisogno anche di quelle, c'è bisogno della conoscenza, della scienza, c'è bisogno dello studio, c'è bisogno dell'approfondimento, ma più di tutto abbiamo bisogno di conoscere Dio. Lui è la nostra speranza e c'è speranza per tutti. Quindi, concludendo questa brevissima meditazione, c'è un altro verso che parla dell'apparizione ed è un verso nella seconda lettera a Timoteo dove parla ancora di questa apparizione che produce qualcosa e ci dice così: la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che ora questa grazia è stata manifestata con l'apparizione, l'Epifaneia del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Guardate quante belle cose fa l'apparizione di Dio nel mondo. Innanzitutto ci porta la grazia, come fu per questi uomini che erano esclusi, i pagani esclusi, i poveri esclusi, gli ignoranti esclusi, le donne escluse, i pubblicani esclusi. Adesso la grazia viene portata a tutti, il favore di Dio. È stato manifestato nell'apparizione, con l'apparizione di Dio viene anche la sua grazia, non solo, ma ci dice questo verso qualche cosa che ci dà veramente speranza. Ci dice che ha distrutto la morte. E questo è stato ed è un lungo tempo di lutto per il mondo intero. Ogni famiglia ha avuto un lutto, come fu in Egitto quando ci fu la morte dei primogeniti. È detto che in ogni casa c'era un pianto. E l'anno che è passato è stato un anno di pianto in ogni famiglia. C'è stato un lutto e forse anche più di uno. Ma qui dice che questa apparizione ha distrutto la morte, perché la nostra vita non è solo quella che viviamo qui, cari. Questo è solo un involucro che serve per arrivare da un'altra parte, che serve per chiamare altri alla vera vita. Ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita. E la vita è Cristo in voi, Cristo in me, speranza della gloria. Ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità. Fratelli, cari, amici, amiche, sorelle, tutti quelli che in questo momento state ascoltando, vorrei dire che ha prodotto in noi questa immortalità. La nostra vita non si esaurisce in questi pochi anni sofferti e dolorosi per la maggior parte dei giorni che stiamo vivendo e che vivremo. La vita va oltre, c'è qualcosa che non può essere distrutto. Gesù, il nostro, come dice qui, il Salvatore nostro Gesù Cristo, ha distrutto la morte, ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Per questo stamattina vi parlo, perché c'è un Vangelo, c'è un messaggio, c'è una buona notizia che dobbiamo sapere, che è venuto per darci speranza. È venuto e apparso nel mondo nel modo più modesto possibile, anonimo. Nessuno lo ha saputo, se non i magi che hanno visto la stella e quei pochi pastori che erano nei paraggi. Per il resto è stato anonimo, ma non lo è più. L'irraggiungibile è stato raggiunto. E il mio augurio e la mia preghiera per voi,
cari, è che possiate raggiungerlo anche voi, che possiate trovarlo, che possiate mettervi in cammino e possiate arrivare al luogo dell'apparizione, dove rimarrete folgorati da questa presenza, da questa persona, e come fu per i magi vi rallegrerete di grande gioia. C'è bisogno che la gioia di Dio inondi i nostri cuori. C'è bisogno che la speranza di Dio entri nel nostro buio e ci dia appunto speranza e ci dia gioia, non la gioia effimera, la gioia fatta di cose, di momenti. La gioia di sapere che in noi adesso vive il Re, che adesso quella luce, come abbiamo detto, ha messo la luce e la vita, che quella luce e quella vita adesso sono dentro di noi. E quindi adesso concludo, cari. Vi ringrazio per avermi ascoltato, è un modo anche per riprendere, come dire, i nostri contatti con tutti. Non è escluso che ci vedremo ancora nelle prossime domeniche. Mi farà piacere ancora condividere dei brevi pensieri e scambiarci questi momenti di comunione. Non disdegnate questo mezzo, perché il momento è quello che dobbiamo cogliere le opportunità e tutti i mezzi che abbiamo per poter annunciare il Vangelo, per poterlo condividere. Non sacralizziamo i luoghi. Non sono i luoghi che devono essere sacralizzati, è la vita dell'uomo che è importante, non i luoghi. Quindi utilizziamo pure il mezzo, ci incontriamo pure su questi strumenti e ringraziamo Dio per averli e spero di vedervi e di avere anche un riscontro nella chat appena chiuderemo, poterci scambiare i nostri saluti e vi incoraggio a pregare ancora gli uni per gli altri. Il cammino è lungo, la strada non sarà facile, ma il Signore e Salvatore Gesù Cristo è apparso, fratelli, è apparso e c'è speranza per tutti. Dio vi benedica e vi protegga. A presto.